sbrigati, spero ti piaccia. Wow, va bene, ok, sono pronto. Wow, un arcobaleno, fantastico. Oh, questi colori sono bellissimi. Inizio con questo. Lo uso per dipingere il pennello più grande. Poi passo al blu, al verde, al giallo e infine al celeste. Disegno un intero arcobaleno su questo pennello. È ora di metterlo su carta. Oh sì, funziona. Guarda che colori. Perfetto, ho fatto in fretta. Sì, amo gli arcobaleni. Ah, perché è così difficile farli? Troppi colori. Come hai fatto a finire già? Chissene. Pensa di essere così brava. Un attimo. Ecco il segreto. Dammelo. Ehi, ma che cavolo? È mio. Prendi il tuo. Smettila di rubare il mio pennello. Oh no. Sta volando. Che succede? Sta facendo qualcosa di magico. Wow, è una palla da discoteca. Guarda come brilla. Si balla? Woo! Questi trucchetti arcobaleno sono i migliori. Siamo qui riuniti per unire in matrimonio questi due unicorni oggi. Ti amo. Caspita, com'è emozionante! Se non ci sono obiezioni, scambiatevi gli anelli. L'anello, giusto! Ah, oddio, dov'è? Lo avevo in tasca! Ehi, ho un'emergenza! Non ho l'anello! Che succede? Eh? Oddio, è senza anello! Calmi, pensiamo a qualcosa! Il mio matrimonio è un fiasco! Devo poter fare qualcosa! La mia collana! Dammi un secondo! Ho delle perline e una piastra per capelli. Metto della carta da forno sulla parte calda. Le allineo in un piccolo arcobaleno. E ora schiaccio le perline. Ci siamo. Si sciolgono col calore. Fatto. Sono sciolte e piatte. Le arrotolo ad anello. Sono davvero belle. Le faccio scorrere sulle dita. Ecco fatto. Niente male. Tutte perfette. Sono un genio. Salviamo questo matrimonio. Psst. Ecco. Sì, preso! Wow, un anello arcobaleno! Ok, sono pronto con l'anello. Permettimi di mettertelo. Ti ho detto che non ti avrei deluso. Bene, ora siete marito e moglie. Festa! Questo DJ è un grande. Ah, che bella giornata! Il sole è caldo e luminoso. Sarà una giornata fantastica, me lo sento. Bello! Una ciotola di popcorn! Che profumino! Sbrigati! Ah, che tempo da incubo! Una schifezza! La giornata è rovinata! Che rabbia! Wow, calma! Hai rovesciato i popcorn! Ecco, tieni, prendine un po'! Wow, ok, allora... che posso fare? Idea! Uso le mie abilità di medico per dare un'occhiata! Scherzi! Non sei un dottore! Non puoi fare niente per aiutarmi! Mi sento giù. Oh, hai il cuore triste. Che sfortuna. Devo solo tirarti su il morale. Sii felice. Cosa abbiamo qui? Oh, caramelle. Aspetta. Ho un piano eccellente. Iniziamo con dei chicchi di mais. Sono sufficienti. Ora aggiungo le caramelle. Mettiamo il coperchio e accendiamo il fuoco. Le caramelle si stanno sciogliendo e i chicchi stanno scoppiando. Ok, diamo un'occhiata. Questo è un popcorn sofisticato. Farebbe felice chiunque. Ehi, ho dei popcorn speciali. Eh? Cos'è? Come hai fatto? Che odorino. Beh, dai, fammi assaggiare. Oddio. Wow, wow, wow. È come un arcobaleno in bocca. Il mio cuore già sta meglio. Sapevo che avrebbe funzionato. Sono felice per lei. Oddio, sono in ansia per questa gara di ballo. Ehi, non c'è più tempo. Il prossimo, venga fuori. Ce la puoi fare? So che puoi. Buona fortuna. Ok, sono pronta. È il momento. Evviva, sto ballando. Non mi blocco e non faccio errori. Wow, molto bene. Piuttosto brava. Sì, ce l'ho fatta. Oh, spero gli sia piaciuta. Ok, ottimo lavoro. Sei passata in finale. Sì! Non ci posso credere. Ce l'ho fatta. Un successone, come pensavo. Grazie. Ok, eccomi qui. Vai, vai. Ce la puoi fare. Bene, gli faccio vedere questa mossa. E questa.
Sì, gran finale e tada! Wow! Non era un granché per niente. Se ne vada, per favore. È stata eliminata. Oh no! Ehi, non piangere, sei stata grande. Sì, ma sono una pessima ballerina. No, smettila. Proveremo ancora. Lascia che ti ritocchi un po' il look. Ehi, non male, gran miglioramento. Ma mi hai appena vestito come te. Hai ragione, serve un'altra cosa. Facciamo qualcosa per i capelli. Oh, capisco. Ok, procedi. Comincio con questo gesso blu. Ne ho bagnato l'estremità. Ora lo applico sulle punte. Wow, sta venendo benissimo. Incredibile. E chi si immaginava che sarebbe stato così facile? Ok, pronta per un secondo tentativo con il mio nuovo look. Oh wow, guardala, balla davvero bene. E che look interessante. Bene, promossa al prossimo turno. Wow, sono felicissima. Grazie mille. Oddio, guarda laggiù. Ecco che arriva. Guarda da questa parte. Ciao. Oh, mi ha malapena guardato. Guarda qui. No? Bene. Beh, ho un'idea. Ehi, vieni qui. Ascolta il piano. Oh, wow. Sì, facciamolo. Ci sto in pieno. Ok, cominciamo. Ci serve questo stampo a forma di cuore. Ora lo riempio con questo rosso. Passiamo al prossimo. Questo rosa chiaro lo mettiamo sul rosso. Quindi aggiungo il giallo. Ora torno al rosa chiaro. Poi aggiungo un po' di blu. Mi piace. Un altro strato chiaro e questo verde smeraldo. Ok, lo stampo è pieno. Ora lasciamolo indurire. Mi serve un piatto per capovolgerci questo. Poi lo tolgo dallo stampo. Guarda che strati. Davvero bello. Ok, ho il cuore. Sono così nervosa. Ma è ora di provare. Devo fare la mia mossa oggi. Ah, sono così nervoso. No, stavolta non scappi. Ehi, ti ho fatto questo. Non ci credo. Mi hai fatto anche tu un cuore. Impossibile. Oh, sono felice che abbia funzionato. Ehi, come va? Wow, guarda i tuoi capelli. Mi piace come li hai sistemati. Che sta facendo laggiù? Ehi, guarda, ho un nuovo skateboard. Ma che... Ora guarda lei invece che me. È ora di un po' di magia. Sì, grazie. L'ho decorato... Wow. Oh no, cos'è successo al mio skate? Sì, ha funzionato. Non è più interessato. Oh, è stata lei. È una sfida. Gliela farò pagare. Decoriamo il mio skate ancora meglio di prima. Inizio con il rosso. Ma non sarà l'unico colore. Sì, fantastica. Ma mi serve qualcos'altro. Aggiungo un po' di schiuma da barba. Sarà divertente. Ok, perfetto. Ora la vernice spray nera. Copro tutta la tavola con il nero. Ok, ora sciacquo la crema da barba. L'acqua porta via tutto. Ecco, è pulito. La mia tavola è finita. Ehi, guarda il mio skate ora. Non ci credo. Come hai fatto? Ciao ciao. Questo skate è una figata. Mi devi insegnare. Che luogo spettrale. Mindy, ci sei? Mindy, sei qui? Spero si faccia vivo. Ah, oh? Oh, i miei occhi! Sei arrivato! Certo! Mi sei mancato! Odio quando siamo lontani! Non posso credere che dobbiamo imboscarci! Aspettavo da tutto il giorno questo momento! Anch'io! Andateci piano, niente baci a scuola! Sono proprio qui, signorina! Cosa? Il volume del megafono è troppo alto? Conosci le regole, vietato amoreggiare! Chiamo i rinforzi! Portateli via! Certamente! Amo il mio lavoro! C'è solo una cosa da fare e spero che funzioni! Devo fare in fretta! Ho quasi finito, ecco qui! Oh? Cosa? Dove siamo? Guarda! È il momento di una sfida artistica! Fortissimo, eh? Davvero?
Ehi tu, quel diadema ti dona molto. Dici davvero, mi fai arrossire? Datemi un sacchetto per il vomito. Ho qualcosa anche per te. Acchiappalo, ti adoro. Preso! È così dolce! Possiamo procedere? Non è perfetto? Aspetta, che sta facendo? Scusate, devo rispondere. Dove stai andando? Seriamente, perché siamo qui? Potrei valutare i compiti, credo ti serva questo. Grazie, tra noi c'era qualcosa di speciale. Come ha potuto fare questo? Ma che... Avremmo potuto essere felici. I ragazzi sono tutti uguali. Hai consumato tutto il mio rotolo, bene. Lo conservavo da parte per dopo. Ma ho un'idea. Schiaccio delicatamente il rotolo e gli do la forma di un cuore. Poi lo immergo nella pittura rossa. Voglio ricoprire la parte inferiore. Penso che ci siamo. È una specie di timbro. Adesso posso imprimerlo su un foglio di carta bianco. Devo solo applicare un po' di pressione. Ed ecco un bel cuore romantico, lo ripeto per tutto il foglio. Se lo ricalco otterrò un cuore più spesso. Che sta facendo? Non ci credo che l'ho fatto io. Basta che lei non pianga più, comunque ho finito. Tutto mi ricorda il vero amore, ho il cuore spezzato. Perché non posso essere felice? Ah? Che succede? Fa un po' vedere. Oh, stai rovinando il foglio. Non è colpa mia. Posso usare il mio dolore per creare arte. Ci proverò. Disegno nelle gocce d'acqua. Faccio un cuore molto carino. Ho aggiunto del colore alle gocce, le fa apparire più belle. E penso di aver finito, sono soddisfatta. Che ne pensi? Wow, è splendido, tesoro, lo adoro. Hai vinto! Stai scherzando? Io ho davvero creato qualcosa, lei ha solo frignato. Oh, vuole un po' di applausi? Brava! Si sente meglio adesso? Pazienza. Oh, sono così stanca. Allora, adesso che si fa? Ho bisogno di una manicure. Credo che sia ora di fare uno scherzo, mi divertirò un sacco. Forza, vai col laser! Oh, che succede? Vieni qui, ti prendo. Oh, per un pelo. Si fermi. E invece no, mi sto divertendo troppo. Perfetto, devo fare qualcosa. Posso usare questo flipbook. Inizio a disegnare un omino al lato della pagina e aggiungo un po' di colore. Le faccio vedere io. Ma prima devo finirlo. Giro la pagina e disegno ancora l'omino. Stavolta la sua posizione è leggermente diversa. Naturalmente lo coloro all'interno. Faccio così su ogni pagina. E ogni volta modifico leggermente il personaggio. Dovrebbe apparire in questo modo. Ehi, sta ballando! Un attimo, che succede? Oh, le mie braccia sono fuori controllo, aiuto! È fantastico! Ehi, belle mosse le sue! Non è divertente! Non sono d'accordo! Non ce la faccio più, basta! Ok, penso che abbia imparato la lezione. Fiu, finalmente! Oh, sono esausta, ma la sfida è ancora aperta. So cosa fare. È ora di avere una rivincita. Inizio col disegnare una R, poi aggiungo una linea alla base e la riempio con l'inchiostro giallo. Devo solo colorare con cura. Ora la fase successiva. Disegnerò Mindy. Poi aggiungo le braccia e le gambe. Coloro i capelli. Così. Penso che le somigli abbastanza. E naturalmente le guanciotte rosse, perfetto. Non possono mancare gli stivali. Oh, è proprio carina. Manca solo una cosa. Un temporale. E ho finito, sì. Finito cosa? Guarda qui, sei tu. Ah? Non è andata secondo i piani, vero? Scommetto che si sente un idiota. Aspetta e vedrai, è l'ora dello show. Facciamo piovere. Sto aspettando. Aspetta, ma che... Ehi, la smetta! Non sei più tanto furba, eh? Non è stato un gesto carino. Ma perché l'ha fatto? Meglio che non ci riprovi. Per questo motivo vince Mindy. È così affascinante, vero? Ehi, dolcezza! Dico lo stesso a te, rawr. Rawr? Sei un rubacuori? No, tu lo sei.
Provo una sensazione di calore quando ti sto vicino. Forse è la cosa più dolce che qualcuno mi abbia detto. Scendi dalla scrivania, gattaccio. Umano, chiunque tu sia. Cosa? Che succede? No, che cosa ha fatto? È perfetto! Ho sempre voluto un gatto, ma preferirei un ragazzo. La senti questa puzza? Che schifo! Non puzza affatto. Vorresti un po' di latte? Ciu! Oh, scusami. Ciu! Non la smetto di starnutire. Ho notato. Non mi sento tanto bene. Mi sa che sono allergica al pelo di gatto. Mi guardi? Va bene, lo faccio tornare come prima. Sono di nuovo io. Cos'è questa puzza? Sei tu, hai bisogno di lavarti. Riesco ancora a sentirla, è ovunque. È pelliccia. Ecco perché odio gli animali. Devo ritoccarmi il trucco. E aspetta un attimo. Questi fiori sono belli, ma non belli come te, Mindy. Sul serio ti piace quel tipo? Ok, so che fare. Dimmi di più. Grazie per il capello. Adesso lo stendo lungo così e lo coloro con il rossetto. È una bella tonalità di rosso. E adesso lo poggio su questo foglio di carta. Vorrei arricciarlo in questo modo. Direi che va bene. Ci richiudo sopra il blocco degli schizzi, esercitando una certa pressione, e poi tiro fuori il capello. Ora ci si diverte. Quando apro il blocco è rimasta un'immagine. È fantastico, che ne pensi? Lo so, ho un super talento. Mi può prestare i trucchi, per favore? Certo, tieni. Grazie. Mi serve un po' di cipria. Aspetta, posso usare questa? Metto qui la spugnetta per il trucco e la inumidisco leggermente. Poi la coloro con il pennarello. Inizio con il viola. Voglio colorare solo una piccola parte. Poi cambio colori, così facendo coloro tutta la spugnetta. Voglio che sia una spugnetta multicolore. Proprio così, è molto bella. Adesso mi serve un pezzo di carta bianco. Ci premo sopra la spugnetta. La tengo ferma per qualche istante, così il foglio assorbirà i colori. E quando la sollevo rimarrà un cerchio colorato. Posso scrivere un messaggio personale, poi. Questo gli farà capire ciò che provo. Amo la calligrafia, un'aria così elegante. Voilà, ho finito, è proprio ciò che volevo. Adesso taglio il foglio e... Ah, ho fatto questo, è per te. Spero che anche tu provi lo stesso, è così? Wow, Mindy! Ma certo che sì, con tutto il cuore. Cosa? Ma guarda, questo è un'opera d'arte! La vedo arrabbiata, signora. Va bene, ha vinto. Contenta adesso? Dove eravamo noi? Proprio quello che volevo, gna gna. Credo sia il momento. Sto per creare il mio capolavoro. Se ne parlerà per generazioni. Sto usando della carta nera. I colori saranno super intensi. Guardate questo giallo. È un grande contrasto. Adesso un po' di rosso. Userò una penna stavolta. Oh sì, mi piace. Il mio lavoro sarà finalmente riconosciuto. Adesso voglio usare un pennarello verde. Facciamo scorrere un po' di inchiostro. Cosa non si fa per la propria arte, ma ne varrà la pena. C'è qualcosa di molto rilassante in tutto questo. Penso sia sufficiente. Ecco qui. Ehi, Wendy, guarda. È ok. Penso che il mio disegno catturi davvero il mio stato d'animo. Sono così felice. Wendy, lo vedi anche tu? Oh, che succede? Dove siamo? Sono così emozionata, sarà divertentissimo. Non sei emozionata? Guarda lì, wow! Troppo entusiasmo. Aspetta, da dove viene quello? Ehi, Little Miss Sunshine, guarda! Wow, un pulsante segreto, premiamolo! No, aspetta, ferma! Che c'è che non va? Non sappiamo che faccia, potrebbe essere una trappola. Ho intenzione di premerlo lo stesso! Perché l'hai fatto? Ok, forse è stata una cattiva idea. Dici? Cosa ti ha dato questa impressione? Ci saranno scintille ovunque. Non possiamo permettere che accada. Hai una fervida immaginazione? Wendy, guarda. Che devo guardare? Sapevo avrebbe funzionato. Cosa? Hai premuto il pulsante, vero? Non mi pento di nulla. Dipingiamo.
Sei così impaziente. Aspetta. Dai, sarà fantastico. Che fai? Ferma così. Sì, credo che ci siamo. L'ispirazione ha colpito. Oh, che dipingi? Voglio vedere. Che bel blu! Inizio dipingendo un grande cerchio blu. Sto usando una lastra di vetro al posto della carta. Ora cambiamo colore e dipingiamo una lunga curva viola. Fin qui tutto bene. Che cos'è? Che cos'è? Avanti, dimmi! Indietro! Non ami il contatto fisico, vero? Ok, è la mia occasione. Lo prendo io! Ah, non capisco. Non ho ancora finito. Che dovrebbe essere? Mi prendi in giro? Pazienza, lo scoprirai presto. Mettilo sul cavalletto. Ricevuto. Metto l'altra lastra sulla prima. Tutto qui? No, c'è ancora altro da fare. Sto per lasciarti a bocca aperta. Ta-da! Forte, eh? È come se fosse in 3D. Potrei guardarlo tutto il giorno. Che ne pensi? Wow, è incredibile! L'adoro! Lo immaginavo. Come posso competere? Lo so! Inizio piegando un cartoncino nero. Voglio trasformarlo in un piccolo rettangolo. Direi che ci siamo. Ora è il momento di tagliarlo. Che cosa dovrebbe essere? Fidati, so cosa sto facendo. Penso che sia tutto. Guarda qui! Ti piace? Io non so cosa sia. E adesso? Ti ricorda qualcuno? Mi assomiglia! Ben fatto, sono colpita. Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Ehi, non così veloce. Facciamo che lo metto via. Wow. Ho davvero bisogno di una manicure. Mi accontento di un po' di smalto. Che bello! Ah? Io me le mangio. Costa meno di una manicure e sono un ottimo spuntino. Jasmine, guarda! Che bello! Ma non per disegnare, che cosa facciamo? Ho un'idea grandiosa! Verrà benissimo! Che fai? Oh, è davvero molto bello! Uso la penna per disegnare un vestito, ma serve un po' di colore. Ed è qui che entra in gioco il mio smalto. Bella trovata, vero? Sei impazzita! Che c'è? Solo smalto! Rilassati, guarda! Lo tampono sulla carta come fosse vernice. Inizio con la parte superiore, mi assicuro di restare all'interno delle linee. Poi coloro a sezioni alternate. Alcune le lascio in bianco, così. Sta venendo bene, vero? Mi piacerebbe avere un vestito come questo, mi starebbe benissimo. È così unico, per fortuna ho una mano ferma. Non vorrei rovinare tutto adesso. Ma non ho ancora finito. Avrò bisogno di brillantini per la prossima parte. Li verso sul vestito per un tocco di glamour. Chi non ne vuole nella propria vita? Mi assicuro di coprire tutto lo smalto, soffio via i brillantini in eccesso ed ecco uno splendido abito. Che ne dici? Sì, bello. E io che faccio? Aspetta, forse è il momento di andare a pescare. Sembra un buon punto. Ha abboccato qualcosa! Cosa? Non è quello che cerco! Nuota libero, pesciolino. Proviamo di nuovo. Questo è grosso! Oh, andiamo, un vecchio calzino! Beh, che puzza! Questa sarà la volta buona. Che cos'è questo? Un rotolo di nastro adesivo! Ecco perché odio la pesca. Aspetta. Forse posso usarlo? Vale la pena di provare, sì. So cosa fare. Avrò bisogno di una strisciolina di nastro adesivo. Sembra la dimensione giusta. Ho fatto un rapido schizzo di un vestito. Applico il nastro sulla gonna e coloro la parte superiore. Inizio con questo rosa intenso. Voglio creare un effetto texture. Uso colori diversi per ombreggiare. Speriamo venga bene. Ehi, non è così male. Forse potrei farlo a livello professionale. Guarda, Jasmine. Wow, è incredibile! Siamo così talentuose! Non indovinerai mai che cosa è successo dopo! Chris mi ha chiesto di vedere un film con lui! Aspetta, è pizza! Wow, adoro la pizza! Sì, non è male. Jasmine? Voglio mettermi ai fornelli, ho tutto quello che mi serve. Hai sempre dietro quella roba? Non vedo l'ora di cominciare. Che condimenti uso? Oh, sto per starnutire!
Oh, è volata ovunque. Oh, sembra un fantasma. Devi fare attenzione. Ci sarebbe farina dappertutto. Aspetta, non così in fretta, Jasmine. Eh? Che c'è? Da dove viene quella pizza? Ho i miei segreti e ora me la gusto per bene. Aspetta, ho un'idea migliore. Capovolgo la pizza su un foglio di carta. Perché? Perché l'hai fatto? Tranquilla, so cosa faccio. Penso che basti. Perfetto, è proprio quello che volevo. Il grasso si è depositato sulla carta. Non sembra un disegno, lo so, non ancora. Adesso arriva il bello. Inizio a dipingerci intorno. Voglio fare un cerchio. Mi sta venendo fame. Ne dipingo un altro qui. Mi sento così ispirata. Ok, e adesso? Oh, ci sono! Faccio un contorno giallo. Tutto qui. Così bello che ti viene voglia di mangiarlo. Wendy, sono certa che ti piacerà. Wow, l'hai fatto tu! È fantastico! Per adesso io ho solo questo. Mi serve una buona idea e credo di averla appena avuta. Sì, credo che funzionerà. Sto per trasformare una parola in qualcosa di speciale. Unisco le lettere e poi disegno una fetta di pizza intorno ad essa. Mi servono dei condimenti ed ecco una mano che la tiene. Sarà una fetta gustosissima, ho l'acquolina in bocca. E a proposito di bocche, qualcuno deve pur mangiarla? Apri bene. Ora posso aggiungere altri dettagli come gli occhi e un braccio. Finito, sicuramente le piacerà. Che ne pensi? Guarda come mangia. Wow, è davvero fantastico. Non so a te, ma a me è venuto un certo appetito. L'ispirazione ha colpito. Disegnerò qualcosa di speciale. Devo temperare la matita, ops. Stavolta usiamo un po' di verde. Dovrò temperare anche questa. Questo potrebbe essere il mio capolavoro. Aspetta, beh... Ciao matita, è stato bello conoscerti, ma è anche ora di unirsi alle altre tue amiche. Grazie per il tuo ottimo servizio, le altre matite saranno fiere di te. Ma il tuo sacrificio non è stato vano. Bello, vero? Oh, sto proprio bene così. Ok, sì, basta così, qui abbiamo finito. A chi tocca? Tocca a me, togliamoci il pensiero. Wow, adoro il tuo stile, si può fare, sì. Mi piace il look monocromatico. Magari un sorriso? Magari invece no. Ok, sei più una musona, capisco. Ehi, ma cosa? Una mano? Sì, lui è con me. Strano forte. Levati di dosso! No! La mia macchina fotografica! Upsi! Non posso più usarla, è distrutta! E adesso come faccio a scattare foto? Forse ecco cosa posso usare! Sì, può funzionare, vale la pena tentare! Stai lì, ok? Faccio un rapido schizzo del tuo viso, poi ricalco le linee più pesanti, ci metto un po' di tempo. Applico pressioni diverse sulla matita, così renderò al meglio tutte le sfumature. E il ritratto verrà fuori molto più realistico. Wow, quelle ciglia sono fantastiche! Magari potessi disegnarmi così il mascara. Ora l'altro occhio. Voglio catturare la tua essenza. Gli occhi raccontano la tua storia, sai? Sfumo il disegno per ottenere più ombre e posso usare un utensile speciale per farlo, così non devo sporcarmi le dita. Uso una matita bianca per dare contrasto. Così darò l'impressione di luci ed ombre. Sta venendo bene, vero? Ancora un po' di ombre intorno agli occhi. Per accentuare le linee naturali del viso, questi zigomi risaltano proprio. Aggiungo qualche dettaglio attorno agli occhi. La perfezione richiede tempo. Sta davvero prendendo vita. E adesso lavoro sulle labbra. Usando matite chiare e scure avremo profondità. Il disegno così risalterà. E le linee prendono vita. Adesso passiamo ai capelli. Usando linee leggere e altre più marcate darò l'impressione dei capelli. Lascio uno spazio in mezzo per rendere il riflesso della luce. Ora posso passare alle trecce, continuo a disegnarle così, le disegno belle piene. E adesso anche dall'altro lato, stesso procedimento di prima. Il segreto è tutto nei vari strati e nelle linee.
Voglio mantenere il riflesso della luce nello stesso punto. Ora posso disegnare il corpo, ci vado molto piano. Con questo strumento creo le sfumature. Meno male che sei vestita tutta di nero. Il mio lavoro così è molto più facile. Una volta fatto lo schizzo iniziale, ripasso tutto con la matita nera. Faccio più pressione, mi sa che ho finito. Meglio di qualsiasi foto. Ho proprio catturato il tuo sguardo inquietante. Guarda tu stessa, che ne pensi? Spero ti piaccia. Quella sarei io, così carina. Hai un gran talento. Per un attimo ho temuto che mi avresti di nuovo mandato quella mano addosso. Ecco a te. E adesso via di qui, dai. Posso guardare, mamma? Buon compleanno! Ah, grazie, mamma! Ho qualcosa per te. Per me, davvero? Te lo meriti, tesoro? Wow, chissà che cos'è! Oh, che curiosità! Adoro le sorprese! Wow, ma è un iPad! Wow, grazie, mamma! È meraviglioso! Che felicità, ti voglio bene! Anch'io, tesoro! Mi è venuta un'idea. Voglio disegnare qualcosa. Oh, niente male. Una splendida farfalla. È stato facilissimo. Ma che succede? Guarda lì. È magia. Che altro posso disegnare? Mi è venuta un'idea. Ci provo? Ma sì, dai, proviamoci. Disegnerò un mucchio di soldi. E adesso basta aspettare. Succede qualcosa? Funziona! Wow, guarda quanti soldi! Mai visti così tanti soldi e sono veri! Più tardi andrò a fare shopping di lusso. Ma prima devo disegnare un'altra cosa. Ecco qui, ho disegnato una sagoma. Poi ci ripasso sopra. E adesso disegno gli occhi. Sta venendo benissimo! Poi il naso e il sorriso, ecco qui. Ottimo! Adesso disegno il corpo, con una bella giacca comoda. Ne vorrei anch'io una così? Ho disegnato le parti principali, adesso posso lavorare sui dettagli più sottili. A cominciare dal logo sulla bandana. Sarà una semplice spirale. Aggiungo il colore, userò il giallo per i capelli. Sarà molto bene con i capelli biondi. E per la bandana uso il blu. Diverse tonalità di blu, anzi. Aggiungo le sfumature. Voglio creare un contrasto. Sarà un look metallico, molto efficace. Per la pelle uso un leggero colore rosa. E un po' più scuro sotto al naso e sulle orecchie. Usando l'iPad il disegno diventa più semplice, dettagliato e realistico. Basta trovare i punti giusti dove far cadere la luce. E poi scegliere toni diversi. Userò un rosa più scuro sul collo perché sarà in ombra. Aggiungo qualche altro dettaglio ai capelli, così avrà i capelli tipo a punta. Adesso zoomiamo sui suoi occhi. Sarà un bel ragazzo con gli occhi blu. Disegno qualche linea nera adesso e seleziono lo strumento per ritagliare. Lo passo con cura attorno agli occhi e le palpebre. Adesso tolgo via il colore. E adesso, giusto, i vestiti. Questo colore mi piace, servono un po' di ombre. Fatto ciò, coloro il resto della giacca. Un bel blue jeans ci sta bene. Ho fatto tutto velocemente, adesso aggiungo il nero. Devo selezionare una linea sottile. Aggiungo anche dei baffetti perché gli stanno bene. Colorerò lo sfondo e credo di aver finito. Fantastico! Dai, perché ci metti tanto? Finalmente! Woo! Ehi, come va? Ti ho disegnato io? Oh, adesso ho capito tutto. Quindi questa è la mia festa di compleanno. La festa è stata bellissima, ma hai ballato così tanto. Che cosa ha fatto Jake? No, è proprio matto. Meno male, non ho fatto tardi. Tutta questa roba è così scomoda da portare. Oh, c'è posto vicino ad Ashley. Cos'è stato? Ho inciampato. Meglio se fai qualcosa e subito. Chiedo scusa, non l'ho fatto apposta. Sto scherzando, dai, vedi? Ne ho un altro. Scusa, la sfigata qui è inciampata. Ma quindi significa che questo non lo vuoi?
Lo butterai via? Mi sa che ho vinto un laptop. Ma forse ho un'idea, devo personalizzarlo. Comincio stendendo un bel colore bianco. Non ne serve tanto, così è abbastanza. Distribuisco il colore usando questo. Con il rullo la base di colore sarà uniforme. Dipingerò lungo tutto il bordo del laptop. Non devo tralasciare alcun punto. Adesso aspetto si asciughi. Passo ad un pennello più sottile e dipingo quest'angolo col giallo. Sarà il sole! Aggiungo anche i raggi. Il giallo mi rende felice, un colore così allegro. E passiamo al rosa. Ora come ora non sembra avere senso, ma questi diventeranno dei cuoricini. Per il momento lascerò delle parti vuote, le colorerò dopo con un altro colore. Queste saranno note musicali. Questa qui sarà gialla, non voglio rovinare questo bel rosa. Questa sezione la faccio arancione, così sarà tutto vivace e colorato. Disegnerò dei semicerchi sotto al sole così. Li farò di vari colori. Questo laptop sarà una gioia per gli occhi, lo invidieranno tutti. Non dipingo niente di particolare, lascio soltanto scorrere libera la mia immaginazione. Qui ho già in mente che cosa fare, disegnerò delle fiamme. Comincio con un contorno rosso e lo riempio poi con il giallo. In questo modo, vedi? Alcune parti le lascio bianche, per farle risaltare di più. Adesso coloro il resto del laptop, magari con un po' di viola? Ma sì, ci sta bene! Ora posso riempire gli spazi tra il sole con un bell'arancione acceso e un po' di azzurro lungo i bordi. Metto qualche nuvoletta bianca qui, lascio asciugare il colore e poi prendo una penna nera, disegno le parti singole, aggiungo così un contorno, separerò i cuoricini e disegno attorno alle note musicali. Ora qualche dettaglio in più. Con la penna ho finito. Mi serve un altro po' di pittura bianca, così sembrerà che rifletta la luce. Poi metterò della pittura nera per dare corpo. Wow, guarda qui! Devo solo aggiungere qualche ultimo tocco. E ci sono un po' di chiazze nere sulle fiamme. Ho finito. Ho davvero dato il meglio di me. Wow, la adoro! Meglio di qualsiasi adesivo. Questo è davvero il mio giorno fortunato. Dovrei far cadere il colore sulla roba di Ashley più spesso. Magari sul suo smartphone. Ho quasi fatto. Ehi, sta fermo finché non è finito, ok? Non muoverti. I tuoi occhi non sono simmetrici. No, affatto. Eccoti qui, questo sei tu. Ma non mi somiglia per niente. Vuoi soltanto sminuirmi, vero? Su, dalla a me. Bene. Oh, che intendi fare? Adesso ti faccio vedere io. Preparati. Testa enorme, occhi sporgenti, denti storti. Oh sì! Ta-da! Ma stai scherzando? Non sono mica così brutto! Lascialo su! Ah. Oh oh! Dovrei? Sì, fallo, dai! Pennarelli! Wow! Apri, apri! Wow! Ma è davvero incredibile! Aspetta, ho un'idea migliore! Ehi, guarda! C'è un coniglio! Oh, ma come ci riesci? Occhio al lupo, piccoletto! Ah! E adesso il prossimo spettacolo! Ma che figo, sei bravissimo! Ehi, aspetta, aspetta! Io parlo con le mani? Aspetta, ho un'idea migliore! Adesso che gli occhi si sono abituati, metto la mia ombra cinese su carta così! Devo soltanto riempire i vuoti in questo modo! Si capisce adesso? È il migliore amico dell'uomo! Gli manca soltanto un po' di colore e... Oh, la mia opera migliore! Non ti fermerai più, vero? Oh, si è scaricata la pila! Oh. Guarda! Ispirato all'ombra cinese!
Geniale! Ma perché non ci ho pensato prima? Questo ti piacerà, guarda! Carino, eh? È il coniglio! Ok. E mi ha anche ispirato questo. Soltanto due dita in più. Perché non prendi questo? Tieni! Grazie! Oh, non di nuovo. Almeno ho qualche snack adesso. Bene! Tocca a te! Ha! Oh, sono un artista, mica un matematico! Sai risolverla? Con la matematica sì! Ma dai! Apri il tuo, dai! Che cosa? Ce l'ho anch'io! Senti, dobbiamo metterle insieme, ok? Ci sono! Ma sei sempre tu? Reggimi il gioco! Ascolto! È acceso questo? Cavolo, devi urlare per forza! Ok, ok, basta! Capito? Faccio da solo con un po' di magia artistica, grazie! Trasformerò l'uno in una giraffa così! Carina! E il due in un cigno, ovviamente! Il numero 3 diventerà una farfalla bellissima! E il 4 un bel pesciolino! Creativo, vero? Questa è la matematica che piace a me! Kevin, sei davvero creativo! Io non servo più! Non vuoi risolvere la mia? Il lavoro di artista non ha mai fine! Guarda e impara! Un cavalluccio marino! Vuoi fare amicizia con lo scoiattolo? Adesso è tuo amico! Per il 7 si torna al mare! E infine un adorabile orsacchiotto, sì! Fatto! Sono proprio bravo! Non credi anche tu? Qualcuno è stanco, eh? Svegliati! Oh, oh. Hai fatto? Sì! Ben fatto! Sei il campione della creatività! Un moderno Picasso, accidenti! Dici? Diamoci da fare! Tadam! Beh, questi sì che sono diversi! Perché ho il sedano? Che belli! Sì, eh? Ci sono! Fermo qui! Devo proteggere il mio foulard! E cominciamo! Oh? Un attimo! Ecco a te! Volevo solo questa! Versa della vernice in un piatto! E poi prendi una tela! Immergi il sedano! E pigialo poi sulla tela! Vedi? Sembrano fiori! Stupendo! Ho fatto un intero bouquet! È così bello che mi emoziona! Wow! Che succede? Ho creato, vedi? Sì, ho ancora fame, grazie! Lo vuoi? Fermo! Vado io per primo! Oh sì! Dei nuovi materiali! Sono troppo emozionato! E sono anche ispirato! Vedi ciò che vedo io? No? Siediti e goditi lo spettacolo, allora! Comincerò con bianco su bianco così! Non vedi niente? No, non capisco! Questo forse mi aiuta! Oh, il gesto sembra enorme! Ma non vedo ancora niente, no? E io? Oh. Aspetta! Queste non mi servono! Via! E adesso coloriamo! Quello che ci deve essere apparirà per magia!
ci siamo quasi. Ah! Ah. Pronto? Ah. Ti piace? L'ho chiamato colori. Oh, interessante. Vuoi vedere il mio? Adesso si vede come? Ma è troppo geniale! Come ci sei riuscito? Più semplice di quanto sembri. Devi solo disegnare il soggetto con del gesso bianco sulla tela bianca. Poi scegli un colore e lo applichi con la spugna così. Poi il successivo. Appena è così, passala su tutta la pagina in questo modo. Vedi come spicca il gesso? E hai fatto! Semplice, ma brillante. Oh, accidenti, sembriamo così noiosi. È così stupido. Wow, aspetta, che sta succedendo? Wow, quanto colore, tutto in faccia! Ah, guarda quanto! Ecco un po' di blu! Oh, ma che diavolo è stato? È stato incredibile! Siamo coperti di colore! Amo dipingere, è così stimolante e rilassante. Adesso uso il rosa chiaro, è molto carino. Oh, ho appena ricevuto un messaggio, vediamo. Una festa arcobaleno! Non può essere, è fantastico! Devo trovare qualcosa di appropriato da mettermi. Ops, il pennello. Guarda roba, allora, che cos'hai per me? Ah, non va affatto bene, non ho niente di colorato. E adesso come farò? Devo avere qualcosa di colorato. Aspetta, i miei colori! Loro sì che sono super colorati! Scommetto che posso farci qualcosa, sono un genio! Ok, è tempo di diventare un po' multicolore. Avrò bisogno della vernice di alcuni pennelli. Posso usare due colori contemporaneamente. Metterò questi colori sopra gli occhi e altri due colori sotto. È davvero fantastico! Ma è una festa arcobaleno, ne servono altri, giusto? Avrò bisogno di un pennello più grande per quest'altra zona. E ok, adesso che ho diversi colori sul pennello posso dipingermi la faccia. Dopo le labbra posso usare il mascara verde sugli occhi. Devo assicurarmi che ci sia molto verde sulle ciglia. Lo so, devo colorarmi anche le sopracciglia e userò l'arancione. Posso anche dar loro una bella forma. Sta venendo bene, ci siamo, solo un altro pochino. Manca l'ultimo tocco. Oh mio Dio, quante piccole lentiggini blu, sono adorabili! Sarebbe bello se potessi averle sempre. E ok, ho finito col mio trucco arcobaleno. Wow, quello cos'è? Guarda che belle luci! Wow, è fighissima la festa arcobaleno! Wow, che trucco fantastico, l'hai fatto tu! È troppo bello! Ottima scelta per la festa arcobaleno! L'acqua è abbastanza calda per la mia zuppa. Ah, è tutto il giorno che aspetto. È davvero buona. Adesso voglio vedere che c'è in TV. Proverò con qualcos'altro. Salve a tutti, oggi vi mostrerò la mia nuova casa. Venite con me. Allora, questa è la mia stanza per le feste. C'è un DJ 24 ore al giorno. Un DJ? Com'è fortunato. Oh? Oh, la mia TV non funziona, dai! E questo è il mio ufficio con il mio nuovo PC e il mio sterzo personalizzato. Lo so, sono la migliore e quando ho bisogno di rilassarmi dopo una lunga giornata faccio un bagno caldo. Oh, 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 com'è calda! E quando sono pronta per andare a letto mi copro solo con i miei soldi. Accidenti, non posso più guardare. Vorrei che la mia vita fosse così decadente. Adesso devo pulirmi da tutta questa zuppa. Vorrei divertirmi con le bombe da bagno che fanno le bolle. E invece ho soltanto questa spugna ruvida. Oh, cavolo, ho anche fatto cadere la saponetta. Va bene, dov'è? Eccola qui. Torna qua. Ah, non riesco a smettere di pensare a quelle bombe da bagno colorate. Aspetta un attimo, penso di avere un'idea. Comincerò con una ciotola vuota. E poi del bicarbonato di sodio. Ne verso un po' nella ciotola, così basterà. Adesso aggiungo un po' di acido citrico. E anche un po' d'olio di cocco, ci sta sempre bene. Adesso è il momento di mescolare tutto insieme con la mia fidata frusta. Ah, oh, la polvere si sta sgretolando ed ecco! Ho una grande ciotola e un mucchio di ciotoline. Adesso ho bisogno di un po' di colorante alimentare, voglio che siano carine. Cavolo, è difficile da mescolare, devo continuare. Mi serve un vassoio in silicone adesso e non posso dimenticarmi della grande ciotola bianca. Avrà uno stampo tutto suo. Metto la polvere con un cucchiaino nello stampo
e adesso aggiungo un po' di colore. Poi dovrò coprire con altra polvere. Va bene, devo picchiettare un po'. E ci spruzzerò sopra un po' di spray antisettico in modo che rimanga ben fermo. Adesso posso toglierlo dallo stampo. Ok, sono pronto per usare la mia bomba da bagno. La mia bomba da bagno è ancora migliore perché l'ho fatta io. Mettiamola in acqua. Ed ecco le bolle. Guarda, si vedono tutti i colori dell'arcobaleno. Sono così felice. E come sono felice di aver rovesciato la mia zuppa. Che bella giornata. Ehi, che diamine, dove sei? Mi dispiace, sono per strada. Oh no, guarda quanti colori. Io mi sono vestito di bianco, non mi faranno mai entrare. Oh no, ups, non va affatto bene. Aspetta, sei tu laggiù? Ehi, mi vedi? Devo fare qualcosa velocemente. Ci sarà un posto dove posso nascondermi, tipo il bidone della spazzatura? La situazione è brutta, ma non ho alternativa. Va bene, eccomi, dentro il bidone. Mi sono sbagliata forse. Ci è mancato poco, mi ha quasi visto. Beh, ma che schifo. Au, che diamine. La mia carriera artistica è ufficialmente finita. Cos'è questa roba? Non può essere, del glitter. Ok, ho un piatto e adesso posso versarci sopra il glitter. Questo rosso è così carino. Devo solo fare una bella riga. E adesso un po' di glitter dorato. Devo solo versarlo. Oh, il verde è fantastico, anche gli altri. Premiamo con la mano sui diversi colori. E guarda, è così scintillante e luccica. Posso uscire di qui, già. E coloriamo la maglia. Sì, degli occhiali divertenti, beh, completeranno il mio look. È ora di andare alla festa, soprattutto perché sono già in ritardo. Ehi tesoro, mi dispiace tanto che ci sia voluto così tanto tempo. Non ci credo che mi hai fatto aspettare tanto. Sì, ma guarda che maglia, l'ho fatta io. L'hai fatta tu, è spettacolare, fantastica. Ehi, siamo pronti per entrare. Fammi dare un'occhiata. Va bene, potete entrare. Beh, non vedo l'ora di vedere che faranno i concorrenti. Oh, c'è la prima con il suo piatto. Ok, bene. Perché non ci fai vedere che cosa hai lì? Va bene, ho preparato il mio dolce preferito, banana stravaganza. Che diavolo è quello? Come potete vedere, mi sono concentrata sulla presentazione. Volevo che il colore fosse bilanciato con la forma del cibo. È solo frutta e caramella, ecco i punteggi. Scusate, mi prendete in giro? Dunque, il prossimo concorrente, per favore. E ciao, ciao, eccomi con il mio piatto. Piacere di conoscervi. Ho cominciato a cucinare in gioventù. Oh, certo, il mio piatto, ovviamente. Eccolo qui. Ho un marshmallow alla menta con riduzione al caramello. Mua! Cosa? Riesco a malapena a vederlo da qui, è così piccolo. Ah, sta ancora parlando del piatto. È estenuante. Che cosa? Dei punteggi così bassi? Oh! Si sta trasformando in una gara così deludente. Tranquilli, io sto bene, ma forse non avete capito il mio piatto. Ciao, sono qui per il concorso. Un ragazzino, sul serio? Dovremmo gareggiare contro un bambino? Bene, ecco il mio piatto allora. Oh, è una bellissima torta arcobaleno, davvero impressionante. La glassa arcobaleno è così facile da fare. Devi solo creare della glassa di diversi colori e fare delle linee sul cellophane. Puoi usare tutti i colori che desideri. Ecco, terminiamo col viola. Adesso arrotoliamo nel cellophane. Voglio che sia ben stretto, ma senza che i colori si mescolino. Una volta fatto, con le forbici posso tagliare le estremità. E poi è pronto per essere messo nella sacca poche. Bene, sono pronto per la fase finale. Ecco la glassa arcobaleno! Sì, ha funzionato! Adoro come è venuto il bordo! Un altro po' e il bordo è fatto! Adesso ne aggiungo un po' anche al centro. In fondo è un concorso, voglio che sia bella e ben decorata. Ta-dan! Ecco la mia torta, vi piace? Com'è possibile che l'abbia fatta lui? È assurdo! Ecco il tuo punteggio! Sì! Cosa? State scherzando? Com'è possibile? Ehi, sei pronta? È ora di andare! Stai bene? Pronto?
Che cos'hai che non va? Fa così schifo! Tranquilla, ti aiuto io! Mi serve solo dello struccante e i dischetti di cotone. E ora devo solo truccarti. Comincerò disegnando una linea con del fondotinta molto chiaro. Poi creerò delle sezioni più piccole, proprio come questa. Adesso riempio le sezioni con un fondotinta più scuro. Riempirò a sezioni alterne. Poi riempirò gli spazi vuoti con una tonalità più chiara. Qualcuno vuole giocare a scacchi? Usa una spugnetta per sfumare il fondotinta. Questo creerà un tono e uno strato uniforme. Dai un'occhiata! Wow, sicuramente meglio di come ho fatto io! Lo adoro, andiamo alla festa! Vincerò io questa competizione, i miei capelli sono bellissimi. Se lo dici tu, ovvio! Questo vestito mi starà davvero benissimo. Wow, mi sa che è cieca. Quanto mi dispiace che non ci saranno dei pennelli per il trucco. Beh, dovrà optare per un look più naturale. Bel vestito. Lo prendo come un complimento. Ah, dove sono i miei pennelli per il trucco? Ero sicura che ci fossero fino a un minuto fa. Oh no, e adesso che faccio? Uno spazzolino. Potrebbe funzionare. Comincerò con la tavolozza di ombretti e un bicchiere d'acqua. Prenderò lo spazzolino e lo immergerò nell'acqua. Poi lo metterò nell'ombretto. Colpisci le setole in modo che il trucco schizzi sul viso. Fidati, so cosa sto facendo. Userò colori diversi per un effetto più audace. Toglierò l'eccesso e adesso il mio ombretto è spettacolare. Ciao, bellissima! Madame e Monsieur, benvenuti, che lo spettacolo abbia inizio! Non sono così sicuro. Salve! Sono senza parole, lei è davvero unica! È sbalorditiva, ma come? Siete troppo gentili. Ed ecco, sono perfetta. Questa stanza è un disastro, che schifo. Renditi utile e raccogli i tuoi vestiti. E forse più tardi, ciao ciao. Che cosa? No, torna subito qui. Non faccio altro che pulire dietro a lei. Oh, ma andiamo. Va bene, metterò in ordine. Ma quanti trucchi ha? Non finisce più. Vorrei essere pagata per fare tutto questo. Wow, insomma, ma guarda quante spugnette sporche che ha! Sul serio, anche qui sotto! Penso di averle prese tutte. Oddio, sono troppo vecchia per fare questo. Tanto vale raccogliere anche i vestiti. Sul serio! Devo assolutamente parlarle. Andate dentro, su. Come se non avessi altro da fare. Grazie al cielo per la lavatrice. So io come pulire velocemente le spugnette. Metterò le spugnette in un secchio o una bacinella. Aggiungerò un misurino grande di smacchiante. Poi ci verserò sopra dell'acqua. Guarda tutte queste bolle! Sembra che stia funzionando! Una volta che si sono inzuppate, svuoterò tutta l'acqua. Le risciacquerò con dell'acqua per rimuovere i residui di detersivo. Le strizzerò e saranno belle pulite. Ah, ha funzionato! E ho anche risparmiato tempo. Oh, dimenticavo! Mi servono questi. Che cosa? Ma che è successo? Mickey! E piegati e tieni premuto. Senti l'allungamento. Di lato. Oh, voglio un nuovo partner per gli allenamenti. Fa sudare tanto, eh? Puoi dirlo forte, sì. Mi sento stordito. Alex, stai bene? Chi parla? Dove sono? È colpa mia! Oh, cavolo! Mi serve del deodorante! Ma certo! Comincerò con questa spugna esfoliante e un po' d'acqua. Adesso mi serve del sapone. Strofinerò prima la spugna sul sapone e poi sotto le ascelle. Adesso prenderò dell'argilla e aggiungerò del succo di limone.
li mescolerò per bene. E una volta che è omogeneo, si passa alla fase successiva. Lo stenderò con un pennello sotto le ascelle. Aspetterò che si asciughi. Cavolo, che bell'aspetto! E adesso userò la spugna per toglierlo. Che buon odore! Sei pronto per cominciare? Stai indietro, mi hai sentito? Sono armato di deodorante per ambienti. È tutto ok, non vedi? Deciderò io se è ok. Ah, ok, sì. Alleniamoci. Ma quanto mi piace questo libro. Ah, un messaggio. Così presto! Mi devo preparare. Ecco la mia trousse. Comincerò con un po' di profumo. Profuma come una rosa. Cos'altro? Ah, rossetto! Sarà più complicato questo. Ma forse posso usare i denti, almeno credo. Forza, devo fare attenzione. Ok, ci sono quasi. No, perché è così difficile? Ci sono. Ma chi voglio ingannare? Sembro un pagliaccio. Ci deve essere un modo. Oh, questo archetto interdentale potrebbe tornarmi utile. So io come usarlo. Strofinerò l'archetto interdentale sul rossetto. Devo coprirlo per bene. Poi lo premerò sulle labbra. Per prima cosa creerò una X al centro. Poi lo metterò sul contorno labbra. Faccio lo stesso con il labbro inferiore. Poi riempirò le labbra con il rossetto stesso. Wow, guarda che labbra! Ehi, come ti senti? Stai benissimo! Ti ho preso delle cose. Grazie! Mi piace tutto quello che c'è sul menù e non so proprio che cosa scegliere. Salve! Cameriere, le specialità del giorno. Questo è tutto. Buon appetito! Ciao! Wow, sembra così buono! Ho detto qualcosa di sbagliato? Che sarà successo? Oh no! Ho due bruchi sulla mia faccia! Aspetta, no, sono le sopracciglia! Certo che ho fatto una pessima figura, ma queste pinzette mi aiuteranno! Ah, ma come sono testardi questi peli? Mi ci vorrà un po', che disastro! Forse però potrei usare la lima per unghie. Male non potrà fare. Strofinerò le pinzette contro la lima. Così sarà più affilata e quei fastidiosi peli saranno soltanto un ricordo del passato. Adesso sì che va meglio. Avrò le sopracciglia perfette in pochissimo tempo. Che differenza! Oh! Qui invece serve l'aspirapolvere. Oh, ma si è fatta una certa! Devo andare! Siete pronti, eh? Quindi non si possono mangiare i pastelli? Guardate lo schermo, questa è la prossima sfida. Che dovremmo guardare? Sono mucche! Pensavo vi avrebbe tolto quel muso. Quel tipo è strano, comincio a pensare che non sia un vero artista. Disegnate questa bellezza e il suo nome è Daisy! Oh, è adorabile! E ora cominciate! No, sono io che comando in questa classe. Aspetta, il muso, ho capito la battuta. Sono circondato da idioti. Lasciate che vi mostri un trucchetto. Partendo da questi numeri, disegnerò una mucca. Li collego tra loro, questo sarà il volto. Sta iniziando a prendere forma. Le darò una faccina sorridente. E ora passiamo al corpo. E questo 2 sarà la punta della coda, niente male, vero? Ora posso aggiungere un po' di colore, perfetta. Somiglia proprio a Daisy. Fammi vedere. Come faccio a batterlo? Ho bisogno di rifletterci su. Ci sono! Posso usare questo rotolo di nastro adesivo. Lo posiziono sulla carta e lo uso per disegnare dei cerchi. Questa sarà la base per la testa. Ora posso aggiungere i dettagli. Queste sono le orecchie, poi gli occhi. Potrei perdermici. Comunque, ora passo al naso e alla bocca. Voglio che sembri felice. Ho un buon presentimento, sarà uno dei miei lavori migliori. Disegniamo il corpo e fin qui tutto bene. Infine disegniamo la coda.
Ripassiamo bene i contorni, voglio che si distingua. Farà davvero la differenza. Devo solo seguire le linee, voglio che sia la mucca più colorata di sempre. Spero di aver reso giustizia a Daisy. Volevo mostrare il suo lato giocoso. Tempo scaduto, vediamo che cosa avete realizzato. Spero che ti piaccia. È sicuramente una mucca, su questo non ci piove. Wow, Alex, è davvero particolare. Oh, è una decisione difficile, torno subito. Ehi, non puoi farlo. Mi serve aiuto, quale ti piace, Daisy? Oh, capisco, davvero? Oh, interessante. Mi piace come ragioni. Siete entrambi vincitori! Wow! Mi sembra giusto.